Quindi ci siamo svegliati a Denver. Siamo svegliati molto presto a Denver. Poi abbiamo preso le macchine e siamo andati in direzione... Allora, la prima cosa che abbiamo visto è stato il museo di Buffalo Bill, che non abbiamo visto. La prima cosa, esatto, che allora... fatto, però. La colazione. Prima cosa che abbiamo fatto, una grande colazione. Ma top. Com'è? Bene, dai. Ho dormito più o meno bene, adesso però... E ora c'ho fame. Bravo. Com'è andata la mattina? Bene, bene. Gli occhi non si aprivano più, però decisamente. Adesso sono piccolo... Gli adesivi? Abbiamo, allora, esatto. Ma gli adesivi sono abbiamo messo gli adesivi sulle macchine. Quindi sarà la patch che hai fatto tu, quella del viaggio. Sì, ma se si attacca male non lamentatemi con me. Questo non si attacca. C'è chi ha dormito nel parcheggio, si è goduto le sparatorie di Denver. Tutto bene, partiamo quindi con gli adesivi, i toghi. Ad un certo punto macchina 1 fa: c'è il museo di Buffalo Bill, andiamo al museo di Buffalo Bill. Quindi prima deviazione dalla strada principale, una stradina di montagna a cui non si sembrava mai arrivare, e poi un parcheggio ampio con il museo. Museo di che cosa? Buffalo Bill. Qual è il tuo piano malefico? Dire che ho 17 anni, non, cioè aspetta, che non ho ancora 18 anni, li faccio tra un po' di mesi, che non ho il documento, così pago $1 invece di 5. Vuole fare la giocata per risparmiare $4? Proviamola. Io, bellissimo. Ho visto un sacco di teste imbalsamate, non nostre. Che alla fine non abbiamo visto perché... Per quello che offriva $10, che tra l'altro non ci hanno fatto lo sconto, non ci hanno voluto fare lo sconto perché non avevamo prenotato. Però in compenso sono riuscito a sgattaiolare e andare a vedere la tomba che era dietro. E il gift shop che aveva... Il gift shop che aveva un sacco di cose belle, tipo un orso in vendita, però non c'entrava in macchina. Però il panorama fuori era pazzesco, sì. La vista, si vedeva Denver, la città... Sì, tra l'altro, esatto, si vedeva Denver in lontananza. Proprio spaccava tutto lo skyline, diciamo, si vedeva questo agglomerato di grattacieli circondato dal nulla quasi più totale di rocce, di environment veramente pazzesco. Saltata la tappa di Buffalo Bill, siamo andati oddio, aspetta, perché sto pensando a dove abbiamo mangiato dopo il lago, dove quello sarà slogato la spalla nel viaggio precedente, in uno dei viaggi precedenti. Sì, siamo andati, faceva freddo. E dov'è che abbiamo mangiato però? A pranzo, oddio. No, ok, ce l'ho. Noi siamo andati a mangiare il burrito. Il panino, sì. Sì, siamo fermati in una stazione un piccolo centro di smistamento cibo. C'è chi è andato alla McDonald's, c'è chi è andato in posti senza il bagno. Tu non hai il costume da bagno. Me lo sono dimenticato, purtroppo, no? Purtroppo o per fortuna? Per fortuna, perché mi ha dato un'opportunità per fare un acquisto veramente oculato. Davvero molto top, vediamolo. Penso sia Versace. Posso dire una cosa? Questo qui l'ho regalato a mio padre, io questo qua. Perfetto, sono tuo padre. Queste rivelazioni dell'ultima ora. C'è chi è andato a mangiare la pizza, siamo andati noi a mangiare un burrito, molto buono in realtà. Poi ci siamo riuniti e abbiamo proseguito il viaggio verso... e siamo andati... Ah, io mi devo cominciare a segnare le cose perché qua comincia a essere molto difficile. Comincia a essere difficile. Posso... Era morto. Siamo arrivati la sera. Parachute. Prima parachute. Siamo andati da Wendy a mangiare la sera. E ora? Com'è Wendy's? Buono. Molto meglio del McDonald's americano. Sì? Baconator? Sì, perché purtroppo i ristoranti chiudono tutti alle 8. Chiude tutto prestissimo. Quindi noi alla fine siamo andati da Wendy. Buono, buonissimo anche lì in realtà. La mattina, colazione
decente, un po' meno di quella precedente, ma buona comunque. Abbiamo visto, io e il mio compagno di stanza, delle aquile testa bianca, molto molto belle, nei campi dietro, sono passate sopra la finestra praticamente. Poi, sempre essendoci svegliati noi molto molto presto, abbiamo deciso di fare due passi. Siamo andati a vedere i campi dietro, c'erano questi alberi giganteschi. Il cartello che diceva: se vai troppo forte ti spariamo. Ah, è vero. Sì. Diglio. Non ho capito se era un impianto di trattamento dell'acqua o meno, però nella stradina sterrata c'era questo cartello con scritto 5 miglia orarie, vai piano, arriva vivo. Chi non rispetta il limite verrà terminato. Tipo you will be terminated. Una cosa del genere. Abbiamo visto, c'era il dinosauro della stazione di servizio davanti. È vero. Di Sinclair. Abbiamo visto, stiamo mancando qualcosa, vero? I bighorn di proprio prima di arrivare un attimo a parachute, ci siamo fermati. Ah, giusto, abbiamo visto. Ci siamo fermati in una sorta di ranch, tra virgolette, degli alpaca. Sto mio piccolissimo! Ma ce lo rubiamo! Sì, però i proprietari non erano particolarmente felici di vederci perché erano le 4:40, loro avevano chiuso da 40 minuti e diciamo ci hanno mandato via in maniera un po' rude. Sì, però comunque le foto con gli alpaca ce le siamo fatte, quindi lui era un po' arrabbiato, ha fatto rispettate la mia casa, però era già lì che puntava al ferro secondo me, quindi ok, alpaca. Allora, da parachute poi siamo andati nel primo motel. Sì, la mattina in realtà abbiamo fatto spesa, siamo andati a Walmart. Siamo andati da Walmart. Abbiamo preso quindi un po' di viveri, abbiamo preso 800 galloni d'acqua. Tutte cose utili. Beh, l'acqua era molto utile, poi c'è chi ha preso pupazzi, magliette, pantaloni. E dove siamo? A Walmart. Consumismo, capitalismo. Andiamo a cercare le action figure della WWE. Yeah. Devo assaggiare tutto quanto, devo assaggiare. Mi sa che l'abbiamo perso, lui rimane qua, bello, il mio big tour finisce qui. Sì, fai il salutista qui a Walmart. Sì. Poi vabbè. Il drink più buono della vita insieme a Prime, però c'è solo il limone. Questo, al grape, all'uva. Ah. Bellissimo. Carotine perché non posso ingrassare altri 7 kg come l'altra volta. E poi ci sono delle carotone che non voglio sapere dove servono. E basta, poi ci sono personaggi che ho per volta. Penso che i dipendenti siano tutti dei tossicodipendenti, perché cioè li hai visti qua? Sì, li ho visti. Tutti dei drogati. Faccio una tipa... Tipo lui? Lui potrebbe tranquillamente lavorare da Walmart. Ti guarda così e dice, cosa vuoi? Vuoi un hit, sir? Ok, sei stato assunto da Walmart. Preso. Eravamo preparati, diciamo, per un pranzo al sacco top sul Canyon. Sì, no, mi ricordo che... Il panino perfetto. Infatti. Allora, il panino perfetto. Questo è il panino perfetto. Insalata. Beh, poi mi dirai. Pane, tocchino col pepe. Il pane deve essere esattamente questo. Caesar dressing. Prova. E ovviamente la carta americana. Sentiamo com'è, vai. Provalo. Io direi che mi sono fatto abbastanza male, cioè, quindi... Perfetto. Però devi mangiarlo lì guardando il panino. Giusto, andiamo. Bisogna buttarlo su da questa vista. La vista perfetta. Secondo te quanto ci hanno messo a far esplodere tutto qui? 5, 10 secondi, 11 al massimo. Hai visto? Ho fatto un canyon. Hai visto? Ho fatto un canyon. C'erano 40 gradi all'ombra, però veramente un'esperienza penso indescrivibile. Le foto non riusciranno mai a rendere quello che è la sensazione di stare lì e sentirsi piccolo piccolo, però immerso in questo, non lo so come, non so come descriverlo in realtà, in questa... È tutto su una scala completamente diversa rispetto a quello a cui siamo abituati, a parte le macchine, le strade, ma anche i paesaggi. La linea dell'orizzonte è lontanissima e uno non si rende conto delle distanze finché
in macchina non le percorre, e quando per arrivare da un punto A a un punto B ci vogliono 3-4 ore di macchina, ma a 60 miglia orarie, che comunque sono 100 km all'ora, quindi le distanze sono infinite, è pazzesco. Quindi poi da lì, pranzo al sacco, c'è stata la discesa dal canyon, che tu dici, una strada assurda tra l'altro, proprio che costeggiava tutta la discesa della tutta questa conca che c'era nel canyon, e dici, facciamo una discesa di, saranno stati 400 metri in 10 minuti, quindi siamo arrivati sul fondo, invece fai altri 20 minuti di macchina e c'è ancora più giù, siamo scesi, c'era il fiume, c'era una vista assurda anche lì, c'erano questa formazione rocciosa liscia che è pazzesca, perché noti la differenza di quasi di bioma tra un posto e l'altro, ma a distanze veramente brevi, o comunque quelle che possono sembrare brevi, perché tu vedi veramente di tutto da qui all'orizzonte. Siamo abituati, almeno io, che ad un certo punto l'orizzonte diventa il mare, e invece qua diventa altra terra, diventa altro canyon, altre montagne, ed è veramente una sensazione assurda. Quindi una volta stati lì, tra l'altro con due gocce di pioggia, prendiamo di nuovo le macchine, usciamo, voliamo verso il motel, perché eravamo tutti molto molto stanchi. Quindi ci siamo fermati a Moab, stavolta ci siamo fermati a Moab per davvero. Città carina, si vedevano tutti i preparativi già per il 4 luglio. Siamo arrivati al motel, doccia obbligatoria perché eravamo impanati nella sabbia. Tutti erano fuori dai finestrini e quindi sabbia, 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 sabbia. E eravamo rossi sia per la sabbia sia per le bruciature, perché le nuvole poi fregano, perché il sole picchiava. E una certa macchina che non verrà nominata faceva il rally. Sì, e dopo ha iniziato a fare strani rumori, esatto. Però per adesso va, quindi ok, non ci facciamo domande. I lividi erano esatto, segno di vanto, Pepe. Sì, sì. Hanno i lividi uno a destra e uno a sinistra, perché erano nei due posti opposti, quindi sono molto contenti di questa, di come è andata la cosa, diciamo. Che ci avete voi? Adesso possiamo andare in giro. Hai visto? Mamma mia. Però lei c'ha pure un livido nel... No, lei ha più ha lividi. Lei ha lividi. Sembra che qualcuno ti abbia picchiato. Chi? La macchina. Ma raccontaci un po' che allora, è andata così, ero fuori dal tettuccio nel Grand Canyon, ma non mi dava molto male a posto, ovviamente. Quindi eravamo un po' sbalzati, una all'altra e sulla Bambi. Ho picchiato la mandibola, ho picchiato un po' di cose, insomma. Poi Marco ha avuto la geniale idea di mettere l'acqua, quella insaponata, per i vetri, nella gola, ha un buonissimo sapore. Una cosa molto buona di questo paese, in realtà, che io sto apprezzando tanto, che ci aiuta a superare le giornate, è che nei motel, negli hotel in generale, ci sono le macchine del ghiaccio. Quindi un consiglio per i nostri ascoltatori è: riempitevi la borraccia di ghiaccio, tutto ghiaccio, e poi piano piano ci mettete l'acqua, poco alla volta ce la mettete, così il ghiaccio piano piano si scioglie e mantenete la temperatura. È molto molto bella questa cosa. Quindi siamo partiti una volta in benzinaio e abbiamo fatto il primo shuffle. Ah, beh, il racconto io... però verrà continuato da i prossimi. Verrà, sì, no, qualcuno che speriamo si ricordi meglio un po' tutto, non lo so, vediamo. Come sarà secondo te dopo 17 giorni qua? Confusissimo, nel senso, bellissimo. Probabilmente se mi chiederete cose del secondo giorno non sarà impossibile che io risponda dove ho mangiato. L'unica domanda che ti facevo è tipo quando eri sul pullman a Bivac? Quello potrebbe, sì dai, il primo luglio. Ma secondo te per te il tuo cervello quando eri? Un paio di settimane fa. Ah, quanti giorni fa? No, devo prendere la calcolatrice, no. Devo avere un calendario davanti. Ti davo da tipo un mese fa. Sì, mi sembra di essere qui da almeno una settimana e mezzo. Facendo questi viaggi lunghissimi in macchina, stando ore e ore con questo panorama assurdo, non lo so, sembra proprio che tu stia viaggiando da tantissimo. Cioè sembra che ogni 3 ore di macchina sia un giorno di macchina intero, anche perché poi con queste macchine che abbiamo non ti rendi conto neanche di quanta strada effettivamente stai percorrendo. Sono molto contento di essere qui. Vi lasciamo ai prossimi. Sì, ai nostri colleghi. Ai nostri colleghi.
e vedremo che e cosa compagni di viaggio. Chissà cosa ci riserverà oggi lo shuffle, tra l'altro, non vediamo l'ora. Ah, perché oggi tocca a voi partire. Eh sì, oggi tocca a voi decidere la strada. Eh sì, oggi decidiamo noi, quindi all'avventura. Avete 5 giorni di follia. Potremmo finire, non lo so, in Messico. Adesso il prossimo video in Messico. Allora, con il sombrero inizia il prossimo video. Beh, forse abbiamo un po' esagerato. Col poncio. Grazie. Grazie, alla prossima. Ciao.